Il nostro Homincis questa volta è dedicato, ma va là, a Gioia Tauro, perché tra qualche giorno si riparlerà di Gioia Tauro, del suo futuro, ma può avere un futuro, un porto che rischia non solo di rimanere privatizzato, ma anzi di vedere estendere la sua privatizzazione. Mi spiego meglio. A Gioia Tauro c'è un solo terminalista. Si disse che in passato altri non sono voluti accorrere lì, non sappiamo se è vero o no. Il porto di Gioia Tauro non ha una presidenza dell'autorità portuale da ormai più di un anno. Si va avanti con la proroga del commissario, o meglio del commissario, perché lo stesso commissario, che poi era il presidente dell'autorità portuale, è alla sua terza proroga. Bene, durante la proroga il commissario nel mese di luglio ha bandito un appalto per l'assegnazione con fondi pubblici e con ovviamente dei fondi privati che chi vincerà dovrà immettere, per l'assegnazione del terminal ferroviario. Cioè noi abbiamo il porto, poi abbiamo il terminal ferroviario che, se funzionerà qualche giorno il porto, dovrà consentire l'accelerazione e la gestione della logistica delle merci. Bene, questa gara d'appalto scade tra qualche giorno, ai primi di dicembre. Ci partecipa un solo attore, un solo privato. Questo privato è altro non è che una società piccola, figlia della grande società che già è monopolista del porto. Per cui chi ha già il monopolio del porto per 50 anni, da quando ha sottoscritto l'accordo con il nostro paese e con la complicità della nostra regione, se va in porto questa, scusate il bisticcio di parole, se va in porto questo appalto, che ripeto vede un solo partecipante, avrà anche il monopolio del terminal ferroviario per i prossimi 30 anni. Si dice, ma non è colpa dell'autorità portuale se si è presentata un solo concorrente. Beh, probabilmente però si poteva attendere che la Regione Calabria avesse una svolta, avesse un nuovo presidente, si poteva attendere che la cabina di regia insediata dal governo Renzi svolgesse le sue attività per vedere se per caso le Ferrovie dello Stato, che sono un ente che qualcosa deve al nostro governo e al nostro territorio, poteva partecipare, se altri potevano partecipare. Però tutto questo presuppone che non si faccia una gara in estate e la si faccia scadere sotto Natale. Se non si revoca quel bando di gara, è chiaro che la strada resterà spianata e i nuovi inquilini della Regione Calabria e la cabina di regia del governo di Matteo Renzi non potranno fare nulla se non prendere atto che privato è il porto e privato rischia di essere anche il terminal ferroviario. Complimenti.